Ciao a tutti e bentrovati per questa kermesse che vedremo oggi insieme. Domenica 6 marzo scorsa è stata una giornata abbastanza epica perché si è tenuta appunto la conferenza Nuovi Mondi all'Orizzonte a Venezia e quindi, a parte che era tantissimo tempo che non avevamo occasione di stare insieme in una conferenza dal 2020, questo non poteva accadere, quindi io ero molto curiosa di vedere anche come si sarebbe svolto tutto quanto. Avevo anche paura di ritrovarmi in una città molto ostile, sentendo quello appunto che viene detto sui telegiornali. Avevo paura di non avere modo di deambulare liberamente. Addirittura sono andata in macchina per fare tutta la strada a piedi per non dover salire su treni o vaporetti, e invece ho avuto un'enorme sorpresa. Comunque, questo ve lo dirò alla fine, nell'ultimo video che farò come commento, perché prima voglio farvi vedere tutti gli interventi che sono riuscita a filmare. Purtroppo non sono riuscita ad andare lì dall'inizio perché iniziava la mattina e terminava la sera. Sono arrivata verso l'una e mezza durante l'ora appunto del primo aperitivo, del primo pranzo che ci è stato gentilmente proposto lì, offerto lì, in questo palazzo meraviglioso. Quindi sono riuscita a riprendere gli interventi del pomeriggio, neanche tutti. Ma partiamo appunto con il primo intervento che è stato quello di Diamante. Seguiranno poi quello di Linda Corrias, di Nino Galloni e di Nicoletta Forchieri e noi ci vediamo alla fine per commentare. Per noi perché ci ha colto in maniera impreparata, perché noi credevamo di essere una civiltà evoluta, avanzata, credevamo di non dover più avere a che fare con forze malefiche, di un male satanico, no? Non credevamo in questa cosa, cioè quindi ci ha colto diciamo un po' di sorpresa, ma come dicevo stamattina, la storia insegna che fin dall'epoca dei Sumeri queste forze malvagie si sono perpetrate fino ad arrivare a noi, scegliendo già da quell'epoca Maal, Baal invece che Yahweh. E Maal, il culto di Maal, come dicevo stamattina, nell'epoca dei Sumeri era il culto del diavolo, di Satana. A noi stupisce questo perché siamo nel 2020, dove 2022, dove pensavamo che queste cose fossero oramai un retaggio di epoche passate, primitive, che non ci appartengono più. Non è vero. Quindi, dato per scontato che all'origine di tutto ci sono delle forze malvagie che agiscono contro l'umanità, abbiamo già fatto un bel passo evolutivo di consapevolezza. Dopodiché dobbiamo agire su un duplice fronte perché siamo in un momento di passaggio, un transito, dove appunto dal vecchio mondo dobbiamo transitare verso il nuovo mondo. Ma che cosa dobbiamo fare esattamente? Primo, continuare a difenderci dagli attacchi di una guerra che non è solo batteriologica, ma è anche e soprattutto spirituale. La guerra batteriologica ovviamente esiste, ma abbiamo i mezzi per contrastarla. E anche l'emergenza, diciamo così, democratica, abbiamo i mezzi per contrastarla, perché loro stessi ce li indicano, se noi riusciamo a guardare bene tra le pieghe di ciò che loro stessi dicono, perché non possono perpetrare delle cose senza il nostro permesso. Se noi gli diamo il permesso è perché non abbiamo capito nulla di quello che loro hanno scritto sui documenti ufficiali. Perché
appunto ci sono traduttori, emergono figure quali i traduttori giuridici, no? Lo dicevo anche stamattina, traduttore giuridico. Perché? Perché saper leggere oggi è importantissimo. Questa è una guerra alla disinformazione. Chi soccombe è il disinformato. Quindi da una parte dobbiamo farci coraggio per guardare la realtà negli occhi, cioè l'informazione, senza attribuire chi invece si fa carico dell'informazione e cerca di condividerla con gli altri un aspetto come di brutta energia mi stai mandando, no? Perché non è così, siamo noi a creare la realtà, è vero, siamo noi a creare la realtà, ma dobbiamo partire anche dalla consapevolezza e dall'osservazione di ciò che succede intorno a noi. Un'osservazione lucida, ma nello stesso tempo un'osservazione distaccata, perché è così che riusciamo a contrastare quello che sta succedendo e avere la forza per guardare dall'altra parte dello schermo che cosa si proietta, qual è il film. Allora, Nuovi Mondi all'Orizzonte è un po' il titolo di questa di questo convegno, parte dalla constatazione di come le comunità, noi siamo una comunità, in questo momento noi siamo una comunità. Non serve andare in un ecovillaggio, tra virgolette, per costruire una comunità. Serve comprendere chi tra le persone che circolano in questo momento, quali sono le persone che fanno con noi comunità. Quindi la comunità è qua, nella città. La città dentro la città che si costruisce attraverso una serie di legami solidali per affrontare le difficoltà o le varie vessazioni del momento. Perché è vero che l'unione fa la forza, ma è anche vero che occorre unire piccoli gruppi e piccole comunità per far fronte all'emergenza, per far fronte all'emergenza che non è quella dell'emergenza finta, è l'emergenza a cui noi siamo sottoposti a causa delle vessazioni. Quindi è fondamentale capire innanzitutto il concetto di comunità. Nelle città antiche, quando comprese quelle dei Sumeri, che tra l'altro non sono solo i Khazari che sono le persone che tutt'oggi, con cui noi tutt'oggi abbiamo a che fare e che, come dicevo stamattina, hanno cambiato il nome in giudei, che già hanno cambiato, però non è che hanno migliorato la situazione, perché questo suono di nazi è quantomeno inquietante, ma i Sumeri erano anche una civiltà molto evoluta originariamente, gli antichi babilonesi. Loro avevano costruito delle città incredibili, che erano città dove, si può dire, come delle città-tempio, no? Cioè che non è la città-stato che viene dopo la polis, è la città-tempio, dove le attività delle persone, della comunità che erano in quella città e che si erano riuniti in quella città, in quella comunità, per affinità, di una qualsiasi tipo di affinità, comunque avevano delle affinità, come noi qua in questo momento, perché se voi siete qua, non è per caso, noi abbiamo delle affinità. Quindi loro si riunivano per affinità e intorno ad un tempio, chiamiamolo così, no? Ad una divinità, ma che non è il termine neanche questo giusto,
costruivano l'intera città, cioè l'intera città era caratterizzata dalla presenza di un tempio molto più alto di tutte le altre attività della comunità. Perché? Perché in questo tempio a pianta quadrata, a pianta piramidale tagliata, sezionata, si svolgevano molte attività e il concetto era quello di unire il cielo con la terra. Quindi una sorta di alchimia tra le energie della terra, cioè quindi la materialità, il bisogno di sopravvivere, no, materialmente sul pianeta, e il bisogno invece di attirare energie spirituali per facilitare il compito terreno. Questo avveniva a livello dello ziggurat, cioè questa costruzione, tra l'altro bellissime, alcune sono state ricostruite, che dove però anche si consumavano dei rituali sacrificali. Sappiamo benissimo, l'ho detto stamattina, il rituale più in voga in quel momento, parlo di 7000 anni fa, comunque, era il rituale di sacrificio dei bambini, perché il loro dio Baat, che non è Moloch, cioè quello rappresentato con le corna da caprone, che diciamo è un suo fratello, no, era paragonabile al dio, cioè diciamo Baat era il comandava a livello appunto spirituale una squadretta di 66 diavoletti. 66. A qualcuno questo numero dice qualcosa, a qualcun altro magari no. Comunque, è rappresentato più che altro come un gatto. E nel parallelismo tra Baat e la Grecia, il corrispondente è Cnosso, nella cultura greca, cioè colui che mangiava i propri figli. Il sacrificio dei bambini, quindi, consisteva in rituali macabri, di magia nera, satanisti, luciferini. Ma cosa c'entra questo? Era solamente per dire che le antiche città a cui noi in questi nuovi mondi possiamo fare riferimento come organizzazione di un cosmo sociale ad immagine dell'universo, sono proprio quelle dei Sumeri, che nella contraddizione tra il bene e il male riuscivano a concepire entrambi le cose. Le città a stella sono un esempio di città costruita secondo un riferimento alle leggi del cosmo, perché nella stella è contenuto il simbolo dei chakra, che sono in realtà quei centri energetici interni al corpo umano. Ma sappiamo, e lo vedremo poi con le diapositive successive, che il corpo umano non è che una parte dell'universo. Quindi, sì, a qualcuno dà fastidio il volume della mia voce? No, ma qui davanti un po' alto. O tieni un po' più distante. Sarà che io sono sorda, ma per me va benissimo. No, perché quelli avanti potrebbero andare indietro, perché ci sono alcune persone che non sentono. Io sono sorda. Quindi potete anche farvi lo scambio avanti e indietro, così risolviamo il problema di tutti. Dunque, quindi penso che si possa comunque diminuire un po' da qua
Adesso vediamo il lato via. Non so se è questo il volume. Ecco, così meglio? Bene. I chakra, appunto, quando qua diciamo che vi leggo una cosa che riguarda appunto la città a forma di chakra, quando appunto le città venivano costruite secondo il sistema energetico umano, come i chakra e mandala, l'essere umano era più rispettoso dell'ambiente. Allora si nota come la città influenza, cioè la forma di una città influenza il modo di essere del cosmo sociale che abita quella città, perché le città costruite secondo un sistema che replica il sistema energetico umano sono di fatto creano di fatto dei cosmi sociali più rispettosi della sacralità della vita. L'umanità, diceva Paramahansa Satyananda, era umana al tempo delle città a forma di stella e presentava una dimensione sacra del sé. La polis, invece, la polis penso che molti sanno che è la città-stato, no? Dove il cosmo sociale si organizzava secondo delle leggi proprie, aveva una propria moneta ed era organizzato in maniera che politicamente si impegnava e giuridicamente si impegnava a rispettare le leggi, no? Quindi massima libertà giuridica, cioè c'era un impegno da parte del cittadino a rispettare le leggi. Questa era la politica della città-stato. La cosa interessante è che dalla città-stato noi troviamo diverse rappresentazioni di come la città può essere strutturata ad immagine e somiglianza del cosmo, perché se andiamo in Cina troviamo le città del vento e dell'acqua. Cioè, non so se voi avete mai sentito parlare di Feng Shui. Feng Shui, la traduzione in italiano, è appunto il vento e l'acqua. A significare come questi due elementi, no? Simbolo uno dell'aria e l'altro appunto della terra, possano influenzare la scelta e la disposizione del miglior sito dove focalizzare la propria costruzione. Cosa c'entra questo con tutto ciò che stiamo vivendo oggi? Cioè, qual è il concetto? È che quando tu guardi l'universo e il modo in cui questo si struttura, tu puoi trovare un link per immaginarti come noi che facciamo parte del cosmo possiamo tra di noi strutturarci. E cioè, come la polis era una parte di un cosmo, così noi possiamo essere una parte del tutto. La consapevolezza di essere una parte del tutto è ciò che abbiamo perso. Noi ci immaginiamo come entità egoiche ed individuali. L'ego altro non è che una cosa che ci aiuta in realtà a concepire una vita qui sulla Terra, perché provate a immaginare se ci sentissimo tutti, no, diffusi nell'universo, senza un confine preciso di ciò che siamo fisicamente e spiritualmente. Abbiamo bisogno di creare dei confini. Ma a livello energetico questo confine non esiste. Cioè, a livello subatomico, quindi parlo appunto non solo delle intuizioni antiche, degli antichi saggi, ma della moderna fisica che a noi piace tanto, perché siamo occidentali, abbiamo bisogno
di capire scientificamente cosa dicevano i saggi di allora, no? Noi a livello subatomico non esiste differenza. Esiste un unico campo, la teoria dell'uno, esiste un unico campo di energia che non fa differenza tra me, lei, quel quadro, il tavolo. No. C'è un unico campo energetico che tutto comprende e che si differenzia semplicemente per una questione di frequenze. Cioè io ho una differente frequenza dall'avvocato polacco, dalla Nicoletta Porcheri, ma neanche tanto, perché comunque le differenze sono anche differenze sottili, non solo, diciamo, io ho una differente frequenza da questo tavolo sicuramente. Ora, compreso questo, il fatto di sentirsi parte di un tutto fa la differenza, perché quello che abbiamo perso poi sostanzialmente è questa sensibilità. È per questo che commettiamo una serie di crimini contro la natura, perché non sappiamo che la natura siamo noi. E che quei crimini che noi crediamo di compiere all'esterno, in realtà si riflettono su di noi. Ecco che è importante in questo momento di transito capire le leggi dell'universo, perché comprendendo le leggi dell'universo noi possiamo avere una guida per costruire le nostre comunità. Non parlo ancora di città, ma di comunità. E per comunità intendo anche il rimanere ognuno a casa propria, ma stabilire delle relazioni tra noi, no? Venezia potrebbe essere una polis incredibile. Lo è. Cioè, sarebbe veramente interessante perché l'idea di andare in campagna non risolve il problema. L'idea di rinchiuderci in una situazione dove ci sentiamo più protetti, perché magari comunque più distanti da ciò che succede nel mondo, in realtà ciò che succede nel mondo ci arriva comunque. Quindi quello che dobbiamo fare è il nostro lavoro interiore di consapevolezza, perché se noi prendiamo consapevolezza di ciò che succede e di come noi possiamo, quindi di ciò che succede stamattina, no? Cioè quello che abbiamo detto stamattina, e di come noi possiamo fare per costruire qualcosa di diverso, noi diventiamo pericolosissimi per il sistema che vuole opprimerci. Noi diventiamo inattaccabili. Perché? Perché abbiamo capito come funziona il cosmo. Io vi faccio adesso una panoramica qua per comprendere veramente queste leggi che dominano l'universo. Per esempio, i cinesi cosa dicevano? Il vento e l'acqua, no? Vento e l'acqua. Allora, questa è la metafora del orientarmi nella maniera giusta e nel trovare situazioni di prosperità. Il vento e l'acqua era un modo di disporre le proprie abitazioni, ma poi facciamo la trasposizione dall'abitazione all'uomo, di trovare la propria posizione nel cosmo che sia riferibile alla nostra natura, cioè i nostri bisogni interiori, il vento e l'acqua. Proprio le due forze che plasmano l'universo e che quindi loro come costruivano i loro siti secondo la disposizione del vento e dell'acqua. Loro erano dei poeti, perché la Cina è stata una culla di civiltà e di
filosofia e di spiritualità incredibile prima di Mao, prima del comunismo, e comunque ancora questi concetti rimangono. Loro poeticamente rappresentavano il sito ideale con quattro animali, e cioè la tartaruga era qualcosa che dietro di noi doveva essere più alta perché proteggeva dai venti. La fenice era un qualche cosa davanti a noi che non ostruisse la vista, l'acqua. Ai lati dovevamo avere i due animali che sono il dragone e la tigre, cioè l'abbraccio, queste colline, dietro le montagne, davanti l'acqua, di fianco le colline, una più alta e una più bassa, il drago e la tigre sdraiata. Ma questo era un modo poetico di rappresentare il sito ideale per i cinesi, che poi è alla base delle città taoiste. Ma non solo le città, ma in qualsiasi cosa noi andiamo a progettare, dovremmo tener conto di questa situazione, psicologica anche, perché una sedia può solo avere lo schienale dietro e non davanti. Cioè, quindi la parte alta deve essere alle nostre spalle, perché è così che noi ci sentiamo protetti. È così che l'universo decide in che maniera arriva la salute e la prosperità per tutte le sue creature. Quindi loro avevano ipotizzato, sempre poeticamente, questo per esempio sono alcuni siti, no, tipici dei villaggi dei pescatori, che spesso sono disposti in questa maniera: hanno l'acqua davanti, hanno le colline dietro e hanno i due appoggia, ma i due appoggia bracci laterali come le poltrone. Una poltrona senza braccioli è un po' monca. A noi manca qualcosa nelle poltrone che non hanno i braccioli, no? Dopo, il fatto che uno deve essere più alto e uno più basso, io ho i miei dubbi, ma comunque. Questa è la disposizione, no? Diciamo, nei libri di Feng Shui cinese, tradizionale cinese, viene rappresentata in questa maniera, con i quattro animali cinesi alle spalle, la tartaruga, che è il nord, ha i due lati, dragone e tigre, che sono l'est e l'ovest, e davanti il sud, la fenice. La miglior disposizione è comunque quindi a sud, dove è la fenice, avere l'acqua, a nord avere le montagne che ci riparano dai venti, e ai due lati. Questo metaforicamente può essere trasportato in qualsiasi situazione. Quindi le polis del vento e dell'acqua, io così le ho definite, in realtà è una mia definizione, no? Che unisce i due concetti di polis e di città taoista, sono proprio basate su questi concetti. Cosmi sociali ad immagine dell'universo, dove la città diventa il diapason tra l'uomo e le stelle, tra l'uomo e la terra, cioè tra l'uomo e ciò che c'è fuori dai confini fisici del nostro corpo, e che noi non visualizziamo perché appunto a livello materiale non riusciamo a visualizzare questo continuum, ma vediamo un corpo e una casa. In realtà c'è un continuum a livello energetico. Ecco, come possiamo spiegare questa legge dell'uno, no? Per capire, perché questa potrebbe essere proprio la base didattica del nuovo mondo, perché portare l'uomo a comprendere queste leggi dell'universo significa portarlo a creare dei cosmi sociali più armonici. Allora, la legge dell'uno.
Vediamo un attimo, vi faccio vedere una foto che secondo me è molto significativa. Allora, un vecchio saggio cinese diceva che aveva visualizzato all'interno del corpo delle persone dei filamenti luminosi che partivano dall'interno e si allungavano fuori dal corpo fisico dell'uomo fino all'universo infinito. Questo saggio cinese, Shen Lung, si considera il padre dell'agopuntura, no? Quel sistema di meridiani che appunto costituiscono dei canali dove scorre l'energia, ma non fisici, perché non sono le vene, non sono cose fisiche. C'è chi li paragona al sistema linfatico, ma in realtà non sono canali fisici, ma sono canali all'interno dei quali scorre l'energia. Questa energia, appunto, non essendo fisica, non essendo visibile, scorre in canali invisibili. Ma non è solo dentro al nostro corpo, ma noi siamo collegati ad una rete che si espande oltre il nostro corpo e che comprende tutto l'universo. Quindi i fenomeni di entanglement, no? Che tanto sono stati studiati dalla moderna fisica quantistica, riferiti a questa presunta visualizzazione, hanno un loro perché. Nel senso che se io provo a immaginarmi di essere parte di una rete dove tutto è collegato, un qualsiasi movimento che io imprimo sul tessuto cosmico di mia pertinenza arriva a distanze incredibili in maniera sincronica. Cioè non percorre quello spazio in un tempo definito dalla fisica precedente newtoniana, e cioè secondo una velocità la cui massima è quella della luce, ma in maniera sincronica. Cioè io imprimo un movimento in questo punto del tessuto cosmico e quello in maniera sincronica è già dall'altra parte, a distanze cosmiche, cioè non a piccole distanze. Questo è uno degli esperimenti che è stato fatto, che si chiama l'esperimento dei fotoni gemelli. Ma molta della medicina si basa su questo concetto che l'uno è una parte del tutto. Perché se noi pensiamo alla medicina energetica, di cui fanno parte anche la riflessologia, noi sappiamo che nel piede, perché si cura attraverso il piede? Perché nel piede è compresa la mappa di tutto il corpo. Quindi nel piede, imprimendo un impulso ad un determinato punto del corpo che secondo la mappatura corrisponde a un organo, io in realtà non a livello fisico, non agisco a livello fisico, agisco a livello energetico, è come se aprissi un rubinetto in quel momento, oppure un interruttore. Imprimo un impulso, apro l'interruttore che è collegato a quell'organo e quell'organo si rivitalizza. E siccome la salute è una questione di energia vitale, i cinesi la chiamano qi o qi, ecco che tu puoi ripristinare a partire da un punto qualsiasi del corpo, raggiungere un organo senza fare operazioni o cose di nessun tipo, no? Questo perché appunto ogni piccola parte contiene l'insieme. Ricordatevi questo principio: ogni piccola parte contiene l'insieme. Come si può capire questo molto bene? Osserviamo un cavolfiore. Se tu quel cavolfiore vedi una parte, cioè tu lo spezzetti in tante parti, cioè quello rimane sempre uguale. Cioè non ogni piccolo
piccola parte del cavolfiore rispecchia il disegno di tutto l'insieme. Allora, questo che è presente in natura in tante cose è una delle caratteristiche di un fenomeno olografico. Cioè, che cos'è un ologramma? Cioè, adesso non vi sto a spiegare come si crea un ologramma, perché non è questo. Però un ologramma in realtà è una fotografia tridimensionale. Se tu quella fotografia, che supponiamo sia una rosa, la spezzetti in tante parti, piccole, minuscole, ogni minuscola parte rappresenta la rosa intera. Questo è un ologramma. Okay. Allora, è che l'universo non sia un ologramma? La prima domanda, uno dice, cavolo, il piede mi rispecchia tutto il corpo, il cavolo, il girasole, un sacco di cose, ogni piccola parte è uguale all'insieme, ma se questo è un fenomeno olografico, che non sia che l'universo è un ologramma, cioè non è materico. Non è materico. Ora, andiamo avanti, perché le sorprese ce ne sono di altre. Nelle nostre cellule noi possiamo vedere un'organizzazione di elettroni che gravitano che gravitano intorno ad un sistema centrale che è fatto da il protone. Ma sta roba qua, se guardiamo il sistema solare, è identico. Quindi l'analogia non è solo tra un elemento e le sue singole parti, no? Cioè quindi la cellula, la pianta del piede e l'uomo, ma addirittura tra microcosmo e macrocosmo, cioè tra elementi diversi. Cioè quindi io, mia cellula umana e il sistema solare, che sembrerebbe essere fuori di me, no? Non appartiene al mio corpo, ok? Andando avanti, quindi l'universo sembrerebbe in tutte le sue parti essere composto da dei pacchetti di energia che si muovono secondo un movimento a spirale. Non dobbiamo più pensare al microcosmo e al macrocosmo, ma al cosmo e noi come parte del cosmo. La parte più piccola la parte che crea questo frattale, perché così si chiama, no? Sono pacchetti di energia. Questi pacchetti di energia, chiamati sistemi toroidali, in realtà determinano questo sviluppo a spirale che è presente in tutti i fenomeni della natura, dal nostro DNA ai tornadi, alle conchiglie. Ma la cosa più stupefacente è che sono tutti ripetitivi di uno stesso numero, la sequenza di Fibonacci. Cioè, se noi andiamo ad analizzare, allora la sequenza di Fibonacci è quella sequenza numerica per cui ogni numero è la somma dei numeri precedenti. Quindi, per esempio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, fino all'infinito, ogni numero è la somma dei numeri precedenti. Questa sequenza è presente ovunque nell'universo. Quindi non solo ogni piccola parte è uguale all'insieme, non solo ci sono dei pacchetti di energia uguali, ma anche una numerologia ripetitiva, no? Quindi, per esempio,
ecco qua io adesso porto solo alcuni esempi, la pigna che ripete 8-13, 8 in senso, 8 giri in senso orario, 13 giri in senso antiorario. Cavolfiore, 8-13, lo stesso. Il girasole, 34-55-89. E non vi sto a tediare oltre, perché l'universo è un frattale. In pratica sono pacchetti di energia che creano dei tori. L'universo è un produttore continuo di tori. Che cos'è il toro, il sistema toroidale? È una sorta di... sembra come una ciambella, schiacciata sopra e schiacciata sotto, dove l'energia entra dalla parte alta, finisce nella parte bassa e si esterna nella parte laterale, formando questo toro. Ve lo faccio vedere. Il toro è presente in tante cose, tipo per esempio nella sezione di un'arancia, nella sezione di una mela. E questi sono piccoli pacchetti di energia che sono presenti in tutta la dinamica dell'universo, no? La cosa eccezionale è che hanno una struttura all'interno, questi tori, hanno una struttura con 12 linee vettoriali che partono dal centro. Ora, il 12 è sempre stato un numero che corrisponde a delle... corrisponde a delle cose, diciamo, che in un certo senso sono significative sotto diversi punti di vista. Questi 12 raggi sono come quelli di una ruota che in pratica ha un suo centro e che nel suo vortice determina una sequenza di 64 tetraedri visti in dimensione, perché prima l'abbiamo vista in una dimensione su un piano piatto, questa è la dimensione, è la tridimensione, no? Quindi in pratica si formano 64 tetraedri che si trovano in diverse, cioè questo numero è un numero che si trova nel DNA, i 64 catoni del DNA. Cioè in pratica l'evoluzione del toro o del sistema toroidale crea il nostro DNA con 64 varianti. Peccato che noi di quelle varianti del DNA ne utilizziamo solo poche, tant'è che siamo sempre nella modalità della paura, perché la modalità della paura è una modalità a bande larghe. Poi io avrei un video, ma non ve lo faccio vedere perché non voglio rubare spazio agli altri relatori, ma la banda larga praticamente fa sì che questa energia, invece che passare attraverso tutte le possibilità, ne salta alcune e quindi ci pone in una modalità detta così di paura. L'opposto della paura non è il coraggio, è l'amore, che determina invece quella frequenza molto a bande più strette che va a beccare tutti i 64 esagrammi del DNA. E quindi qua ci sarebbe un video interessante. La cosa che mi ha poi veramente affascinato è quando poi, durante il mio corso di Ching Alchemico, ho scoperto i 64 esagrammi, che sono le 64 possibilità che l'universo dà simultaneamente affinché un evento accada. Quindi
non ci sono più possibilità delle 64, ma le 64 comprende tutto ciò che può accadere nell'universo. E in dimensione tridimensionale, gli esagrammi dei Qing formano, sapete cosa? Il tesseratto, l'ipercubo. Avete mai visto il film di fantascienza? Quelli, come si chiama? Quello là bellissimo. Brava. Il tesseratto ti dà la possibilità di essere in più dimensioni in più tempi diversi. Quindi lì, per esempio, in quel film, no, lui sperimenta, lui dà l'universo infinito, era nella stanza della figlia da cui veniva separato da una libreria. Lui voleva comunicare con la figlia ma non poteva, perché in realtà era in una dimensione spazio-temporale completamente diversa, anche se era lì, no? Quindi vabbè, qua si apre un mondo della magia incredibile, che servirebbero tante cose, tanto tempo per spiegarlo. Ma l'universo, tra l'altro, ci mette a disposizione le cosiddette segnature, cioè quelle analogie tra noi, il nostro corpo, e determinate cose che non sono del nostro corpo, gli alimenti. Attraverso questo gli antichi saggi potevano regolarsi su cosa scegliere per nutrirsi, in base al disturbo che avevano o in base a quale organo avevano bisogno di rafforzare, no? È molto significativa la somiglianza tra il cervello e la noce, così come tra lo stomaco e lo zenzero. Chi di noi non ha mai fatto una tisana di zenzero per guarire problemi di stomaco? Ecco che le segnature, un tempo, quando il corpo o comunque il rapporto con la natura era più stretto, cioè l'uomo si sentiva parte della natura, sapeva dove cercare i suoi rimedi. Noi è a questo che con la medicina e con l'aiuto dei medici che oggi vogliono far parte e transitare nel nuovo mondo, dobbiamo incrementare, che è in Yin e Yang nascono i 64 esagrammi. Ma anche qua lasciamo perdere, perché poi un'analogia interessante invece è quella tra gli organi del corpo e ciò che c'è fuori, no? Un'analogia che io trovo molto interessante, ma ce ne sono tante altre, ma io l'ho portato questa oggi, è quella tra il fegato e l'albero. L'analogia avviene a livello energetico, cioè in pratica se uno vede come funziona il fegato e poi osserva come funziona l'albero, si accorge che fanno lo stesso lavoro. Cioè l'albero dalle radici prende energia e la distribuisce lungo i rami per far sì che poi crescano i frutti e i fiori, i frutti, no? Il fegato fa più o meno la stessa cosa, e cioè dall'intestino, attraverso la vena porta, porta su l'energia verso il fegato, che proprio come i rami di un albero fa da filtro e lo distribuisce al sistema capillare, al sistema della circolazione, no? Quindi svolge la stessa esatta funzione di un albero, ed è per questo che nella filosofia, nella teoria dei cinque elementi, si dice che l'albero e il fegato sono energia legno. Loro infatti non parlano come noi con un sistema logico, ma con un sistema analogico, che è quello dei cinque elementi: fuoco, terra, metallo, acqua, legno. Ad ognuno di questi elementi corrisponde un organo del corpo, un colore, una forma, una stagione, cose apparentemente completamente diverse tra loro, come il fegato e l'albero,
no? O ecco, abbinando ad ogni elemento una sua specifica caratteristica energetica, noi abbiamo una guida che ci indirizza in tutte le attività, dall'architettura alla medicina, alla riflessologia, perché semplicemente capendo dov'è il disturbo, in caso di medicina, è a livello legno, e sapendo quali sono le leggi che in un certo senso regolano il rapporto tra il legno o un qualsiasi elemento con gli altri elementi, possiamo agire sia nella casa con il Feng Shui, sia nel corpo umano con la medicina tradizionale cinese, ma anche nella politica, quindi in come organizzare un nostro, o come organizzare il cosmo sociale di cui parlavamo prima, utilizzando queste antiche conoscenze dei cinque elementi. Infatti, nella città proibita, per esempio, no? Sapendo quali sono le energie delle stagioni collegate a certi elementi, gli editti e le leggi che venivano emanate erano emanate in considerazione proprio dell'energia della primavera, quindi c'erano delle stagioni, quindi c'erano gli editti primaverili, gli editti estivi, quelli invernali e via dicendo, in un cerchio, che è quello che poi è rappresentativo del ciclo della vita che si chiama Bagua, dove persino le leggi erano leggi dettate dal cielo, quindi dalla particolare conformazione energetica di quel momento. Così anche la suddivisione, il palazzo dell'imperatore, tutta l'intera città proibita era organizzata secondo i cinque elementi. A est, che l'energia, per esempio, della gioventù, della crescita, no? Da dove sorge il sole per poi crescere, siccome è energia legno, il colore verde, veniva situata ad est e i palazzi erano verdi. Per riuscire a mettersi in collaborazione con il cosmo, con le leggi del cosmo. Che quindi l'universo sia veramente olografico, ci sono diverse teorie, ma anche diversi esperimenti, tutti molto bellissimi e affascinanti, che non vi sto a spiegare oggi, appunto, io se no mi dovete fermare. Ma per esempio Walter Kunnen ha fatto l'esperimento di come le linee sincroniche della Terra, quindi di come la Terra, l'energia della Terra si riflette nel corpo, e ha fatto una misurazione di prima ha misurato la famosa griglia, no? Di Hartmann, Curry, poi l'ha cercata nel corpo di una persona, prima nel letto e poi nel corpo, per vedere se i nodi che erano della griglia e che sono considerati patogeni, no? Il fatto di dormire su un nodo, si riflettevano in un qualche disturbo della persona. E facendo corrispondere ai, mi pare, 20, aspetta che mi ricordo la corrispezione, i 15 metri e i 25 centimetri nella stanza, si è riuscita a rilevare la caratteristica di questi nodi nel corpo, e che corrispondevano appunto a determinate patologie della persona. Quindi, ma non solo la Terra, perché l'ologramma è come avere una serie di strati tutti trasparenti, dove nel corpo si riflette un disegno energetico
di ciò che c'è sotto e di ciò che c'è sopra. Caratteristiche, per esempio, progettuali di questi sistemi partono proprio anche dall'osservazione del cielo. Questo è lo SHU, che appunto, è una rappresentazione grafica delle energie del cielo, e che si è scoperto, si chiama quadrato magico, anche qua è un po' di numerologia, ma unendo con delle linee i numeri esterni pari con quelli interni dispari, si ottiene una doppia svastica, che è esattamente il percorso del carro solare nelle quattro del carro maggiore, scusate, nelle quattro stagioni. Questo oggi viene utilizzato nel Feng Shui per calcolare le energie della casa, sia quelle di terra che quelle di cielo. Nel corpo umano anche, guardando poi le linee dei meridiani, ci si accorge che anche lì, sul meridiano dello stomaco, nel punto chiamato ST21 e ST25, sono la traduzione esatta dei due punti. Uno è la stella polare e l'altra è la stella, la quinta stella del carro, che hanno lo stesso nome, Tianxie. Quindi praticamente il cielo è rappresentato nel corpo dal sistema dei meridiani. In questo punto avviene poi uno smistamento, e qui chi fa yoga lo sa benissimo, soprattutto chi fa yoga kundalini. Nei due punti ST21 e ST25 avviene uno scambio di energia, cioè l'energia aspirale che viene dal cielo si incontra con l'energia aspirale detta kundalini nello yoga, che proviene dalla terra, esattamente come riflesso nell'osso sacro. In questo punto, che è esattamente il perno del cielo, quello che in acupuntura si chiama perno del cielo e che è la traduzione della stella polare, dove c'è il perno. Questo perno di energia, in pratica, è dove Ighina ha concentrato i suoi esperimenti di cioè di energie rinnovabili, cioè lui voleva capire come si formava la materia dall'energia, e aveva fatto una serie di esperimenti utilizzando delle macchine, chiamiamole così, macchine di Ghina, che spesso vengono usate come equilibratori armonici, perché è in quel punto che dobbiamo cercare l'armonia, cioè dove le due energie opposte si congiungono e poi si riseparano. In architettura, al di là della bruttezza delle Petronas Tower, poi bruttezza non è un termine che a me piace, perché non credo che ci sia nulla in questa cosa che si possa definire brutto. Diciamo che noi, abituati alle bellezze del nostro patrimonio artistico, magari facciamo fatica a vedere la bellezza nei monumenti moderni. Qua le due torri molto alte vengono utilizzate per convogliare il Qi in un punto, portarlo con una freccia dall'altra parte, dove attraverso un sistema di calcolo numerologico si è costruita una banca, e il tentativo di far confluire tutto sull'ingresso di quella banca è una delle applicazioni del Feng Shui per creare ricchezza. Perché il Feng Shui non è solo un sistema costruttivo, è un sistema che, preso un determinato obiettivo, un determinato
si vuole raggiungere con quelle costruzioni un determinato obiettivo, che può essere relativo alle 8 sfere del Bagua, quindi salute, ricchezza, temperamento, fuoco, la terra, insomma tutta una serie di programmi che, utilizzando e manipolando l'energia dell'ambiente in una certa maniera, si può creare questa armonia tra l'uomo, i suoi desideri, i suoi bisogni e le costruzioni che abita. Anche le cattedrali gotiche si venivano costruite in questa maniera, e lì è molto più semplice da individuare il meccanismo, perché di solito avevano una cripta sotterranea da cui, attraverso un pozzo che fungeva da canalizzatore, l'energia saliva verso l'ara. L'ara del corpo è nella chiesa l'altare, quindi quel punto centrale. Dall'alto si creava un'apertura, comunque un tetto trasparente, di solito erano delle lucerne, per convogliare l'energia cosmica. Quindi l'energia tellurica e l'energia cosmica si univano, proprio come nelle pratiche di Kundalini Yoga, nel punto centrale. E lì di solito venivano amplificate da una carta radioestesica che noi chiamiamo mandala del pavimento. Il Duomo di Firenze ha dei mandala che proprio hanno lo scopo di amplificare come una carta radioestesica queste due energie nel punto in cui si recitano le preghiere, nel punto in cui è il punto principale della chiesa. Questo infatti è il mandala del Duomo di Firenze. Spettacolo. Quindi tutto è collegato. Abbiamo visto in quella raffigurazione. Se tu imprimi questo che facciamo noi oggi qua ha una risonanza anche molto più là di noi, a grandi distanze. Nulla viene perso nell'universo, tutto risuona. E questa frequenza risuona con un altro punto dell'universo, creando eventi. Noi ogni volta che creiamo un evento, creiamo il suo corrispettivo. Noi siamo, appunto, come si diceva prima, una piccola parte del tutto, e l'abbiamo visto. Tutto accade simultaneamente, e l'abbiamo visto. Il cielo e la terra sono due energie che si riflettono nei nostri corpi e nelle nostre case, influenzano le azioni e il nostro benessere. Ora, uno si chiede come possiamo utilizzare queste conoscenze per costruire delle nuove realtà. Come quello che noi vediamo è un proseguio di quello che dicevo prima, forse andava prima, cioè le forme sono un linguaggio delle energie. Noi vediamo le forme, ma in realtà esse esprimono delle energie. Quindi qualsiasi forma noi vediamo, possiamo dire che tipo di frequenza, che tipo di energia ha quella forma. E questo è uno degli esperimenti di cinematica più famosi, dove imprimendo un suono cambia la forma della sabbia disposta su un piatto di metallo. E quindi la vibrazione, l'energia che crea la forma. Ecco che quando tu su un territorio, su una qualsiasi struttura urbana, vedi le forme, questo è un abaco quasi delle energie sottostanti, e da lì puoi capire se quelle energie sono energie positive o negative. Ma io non mi piace molto questo termine, perché in realtà non c'è nulla di negativo, c'è solo un qualche cosa che in quel momento non è funzionale al nostro benessere, ma non è che sia negativo.
Anche qua i cinesi hanno fatto proprio un lavorone, no? Perché hanno creato una sorta di abaco per definire se l'energia di quella montagna appartiene all'energia fuoco, legno, terra o che cosa, perché è sempre riferito al discorso dei cinque elementi. Cioè individuare un'energia significa riferirla ad uno dei cinque elementi in base alla sua forma, perché i cinque elementi, oltre ad avere un colore, un organo del corpo, un cibo, hanno anche una forma. Quindi, per fare l'esempio, le forme triangolari sono forme riferite al principio, al fuoco. E poi nel territorio ci sono i vari canali energetici, vabbè, ma oggi non è una lezione di Feng Shui, è semplicemente per portarvi poi a comprendere quel rapporto dentro-fuori che c'è in tutte le cose, nel sistema energetico dei chakra, per esempio, che per certi aspetti, no, oramai molti di noi conoscono come funziona, cioè noi siamo circondati da un corpo, un'aura, che è semplicemente una cosa energetica che noi non vediamo. All'interno del nostro corpo abbiamo una serie di canali con delle stazioni di smistamento detti chakra, che mandano l'energia cosmica che proviene dal cielo nei vari organi, cioè si sintonizzano, il chakra si sintonizza con il corpo, questo con certi organi. Questo succede anche nella Terra, tant'è che è stata fatta una mappa proprio per definire le linee sincroniche della Terra, cioè le linee che sono come i meridiani della Terra e che hanno i loro punti, i loro chakra. Per esempio il chakra del cuore è stato individuato a Stonehenge. Ecco, tanto per darvi una idea. Tutto questo mondo di frequenze funziona per risonanza, quindi in realtà è come i musicisti, no, che intonano, che se in una stanza per accordare uno strumento fanno una nota, l'altro strumento a corda si sintonizza con quella nota, no? Quindi qua poi abbiamo anche dei musicisti che possono confermare questa teoria. Allora, non mi dilungo troppo in questa cosa qua, ma vado al dunque. Queste, va bene, sono le linee sincroniche più importanti della Terra, come la linea di San Michele, che è stata costruita, cioè non è che è stata costruita, è una linea sulla quale ogni 1000 chilometri esatti c'è stato costruito un santuario. Questo, nella situazione che dicevamo prima, come vengono costruiti i santuari, e cioè con quel discorso di captare l'energia cosmica e l'energia terrestre, farla ruotare intorno ad un chakra, viene potenziato dall'effetto della linea sincronica, che quindi funge da amplificatore. Ora, come possiamo quindi riferirci a questo sistema per costruire nuove comunità? Dunque, quello che io mi ero accorta, insomma, diciamo dall'inizio del 2020, era che le comunità nascono spontanee proprio grazie a una complicità che si crea soprattutto nei momenti di bisogno. Allora, non so se vi ricordate i 200 metri, no? Durante il lockdown, quello del 2020, no? Allora, noi dovevamo percorrere 200 metri e anche di corsa, perché se non correvamo noi eravamo già fuori legge, nel senso che devi correre, 200 metri ti sono concessi solo se corri. Allora noi che
in maniera comunque assolutamente illegale, ci incontravamo a casa di uno, a casa di un altro, ci siamo divisi in gruppi per 200 metri, mettendoci in condizione di capire quali erano i percorsi che nell'ambito dei 200 metri il nostro vicino di casa avrebbe percorso nel caso di necessità per venire da noi, no? Ecco, nel corso poi di questa, chiamiamola così, guerra, si sono concretizzate altre necessità, come per esempio quella di chi invece non vuole essere curato negli ospedali. Quindi, fase 2, chi erano i medici o le persone che potevano aiutare in questo, vicini o non vicini, ma che comunque potevano sopperire a questo bisogno. Adesso si stanno creando dei gruppi di esperti in economia, perché sappiamo che il prossimo step sarà quello. Allora, in sintesi, quello che si può creare proprio come partenza di un nuovo mondo e in riferimento al Dharma, cioè alle otto ruote della conoscenza che io accennavo prima rispetto appunto al ciclo della vita, noi possiamo creare delle strutture anche didattiche, formative, che siano degli incroci di competenze, no? Quindi a partire dalla ruota della medicina, questi adesso sono dei gruppi, diciamo, su Telegram, a partire dalla ruota della medicina che comprende persone che possono o vogliono dare il loro contributo per avviare degli incontri, dei corsi o degli incontri, no? Su queste tematiche della nuova medicina, una medicina che potrebbe anche non chiamarsi più medicina, perché se andiamo ad analizzare questo termine medicina, non so quanto ci piace ancora chiamarla medicina, ma lì dovremmo fare una rivoluzione linguistica, come dicevo io. L'uomo che ha contatto con la natura sviluppa un sentimento di simbiosi con la natura, probabilmente ha bisogno di medici che lo aiutino. L'uomo attuale, moderno, è un po' perso, cioè non è che ha più tanto contatto, ma che aiutino ad una medicina più consapevole, sempre attraverso incontri, eccetera, creando non solo dei presidi medico-legali che possano sopperire al bisogno della comunità dei 200 metri di cui dicevo prima, no? Che potrebbero essere anche tante comunità vicine attaccate, ma che nel raggio dei 200 metri sono autosufficienti. Creare proprio non solo la possibilità per chi vuole o chi non vuole finire in ospedale, giustamente anche avere dei punti di riferimento, una sorta di numero verde, di soccorso, eccetera, di persone che potrebbero anche non essere chiamati medici, ma bensì naturopati, o come vogliono loro, che fanno le cosiddette visite di cortesia. Nessuno può impedire. Qua ci deve essere ovviamente una struttura che possa garantire questo passaggio. La ruota poi della ricchezza, che è quella dopo nel cerchio del Baguano, dei cinque elementi, è quella che vedrà la collaborazione di esperti in quel settore che ci possono aiutare a fare il transito verso questo nuovo mondo della moneta. Quindi
che ci aiutino a fare dei piani di salvezza, cioè i piani di salvezza da ciò che sta accadendo. Poi abbiamo, diciamo, le altre ruote che si intersecano. Noi comunque abbiamo già avviato dei corsi. Questo, il convegno di oggi, è proprio un modo per metterci tutti insieme e creare le comunità. Ripeto, la comunità non deve essere una comunità per forza orientata, andiamo tutti a vivere insieme, ci compriamo un pezzo di terra. No, la comunità anche, nel senso che poi se riusciamo a costruire delle strutture autosufficienti che ci possano far transitare verso l'off-grid totale e verso la sostenibilità totale, ma ci vorrà del tempo. Nel frattempo dobbiamo agire invece su quello che possiamo fare qui dove siamo, no? Quindi l'idea è incrocio di competenze, incontri, didattica. Per esempio ne abbiamo fatto uno su come costruire un pannello solare. Non è che sia proprio la via d'uscita, però intanto è un qualche cosa che ci aiuta a comprendere un po' i meccanismi dell'energia. Sono stati due giorni interessanti dove ognuno di noi ha costruito un pannello solare. Poi però la cosa interessante è stata quella che in realtà abbiamo capito come dimensionare le cose. Adesso ci riuniremo di nuovo tra alcuni di noi per capire come ognuno a casa sua potrebbe già fare un mini impianto complementare, sperimentale, ma che non risolverà il problema, ripeto, però ci risolve, intanto ci dà la forza, l'energia, perché noi dobbiamo anche credere in un progetto. Cioè, nel momento in cui tu credi in un progetto, sei già dall'altra parte. Sei già transitato dall'altra parte, perché la tua energia è già un'energia di rinnovamento. Ripeto, gli ostacoli che dovremo affrontare sono tanti, però andiamo avanti anche molto con la progettualità. Noi abbiamo questo posto magnifico qua, dove ci danno la possibilità di avere come un punto di riferimento per incontrarci. Abbiamo anche la sede in campagna. Abbiamo tutta una serie di nostre risorse che possiamo già scambiarci, no? Quindi non ci manca nulla. Non ci manca nulla. Bisogna crederci, perché i sogni creano la realtà. E noi dobbiamo in pratica provare a farla manifestare con tutta la forza che abbiamo dentro di noi. Il programma di questo, diciamo, progetto sul mio canale di Telegram, Diamante Rubini, dove potete trovare tutte le indicazioni e anche come aderire, volendo, al progetto, che ancora non è partito, ma che molto probabilmente, ho cambiato nome molte volte, ma molto probabilmente i figli di Gaia. Perché noi siamo i figli di Gaia. Quindi, ecco, io adesso passo la parola all'avvocato Linda Corries. Prima volevo dirvi una cosa importante, che viviamo un'epoca astrologica incredibile, perché stiamo uscendo astrologicamente dall'era del guerriero a quella dell'alchimista. Il guerriero era colui che ha caratterizzato la figura dell'ultimo ciclo di 25.000 anni. Adesso c'è stato un piccolo spostamento dell'asse degli equinozi, e quindi dall'epoca del guerriero, che il cui credo è io sono io, tu sei te, tu sei tu, io sono io, si passa all'epoca dell'alchimista: io sono te e tu sei me, noi siamo il tutto. A questo poi do la parola alla nuova era di